progetto Resilvigna ha un acronimo che è assolutamente esemplificativo dei suoi obiettivi, ovvero ha l'intenzione il progetto di andare a valutare l'efficacia di molteplici fattori di resilienza in vigna, resilienza soprattutto nei confronti dello stress idrico. E la peculiarità di questo progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del PSR, è soprattutto quella di intanto rivolgersi in particolare a vigneti in cui per vari motivi non c'è la possibilità di irrigare e che quindi hanno in qualche misura non hanno quest'arma a disposizione per potersi difendere in caso di insorgenza di stress. Quindi in questi casi Resilvigna cerca di individuare sia sul fronte genetico, sia sul fronte tecnologico, sia sul fronte anche agronomico, squisitamente agronomico, delle soluzioni che messe insieme possono contribuire ad avere un quadro di resilienza decisamente migliore rispetto a quello che è possibile fare oggi. Resilvigna è presente oggi anche a Enovitis in campo con una, diciamo, piccola parte convegnistica in cui andiamo a enunciare quelli che sono ormai i risultati piuttosto tangibili del progetto stesso. Quando dobbiamo progettare un nuovo vigneto, una delle scelte più importanti è quella di individuare il giusto portinnesto per l'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto prende vita. Questo perché sono gli apparati radicali che si interfacciano poi con il suolo e con l'acqua. Finalmente sono disponibili nuove alternative ai portinnesti storicamente disponibili per il vigneto. Tra questi, quelli della serie M sono oggetto di prova nell'ambito dell'azione 1 del progetto Resilvigna. Noi l'abbiamo testati per 3 anni su un vigneto di Barbera, in confronto a portinnesti tradizionali quali Kober, 1103 Paulsen o SO4. I risultati del progetto ci dicono che soprattutto l'M4 si è dimostrato un portinnesto in grado di migliorare l'efficienza di uso dell'acqua del vigneto e di migliorare le caratteristiche di composizione dell'uva alla vendemmia. Tuttavia, in un vigneto produttivo servono anche delle soluzioni pronte all'uso. Nell'ambito del progetto abbiamo testato una soluzione quale il caolino, una soluzione molto flessibile perché può essere impiegata direttamente al momento in cui in vigneto si verificano dei picchi termici e quindi contrastarne gli effetti negativi. L'abbiamo testato su Barbera Ortrugo, le varietà Bacca Rossa e Bacca Bianca più importanti dei colli piacentini, e i risultati ci dimostrano che, soprattutto nelle annate più calde, il caolino si dimostra come uno strumento in grado di mitigare tutte quelle problematiche che abbiamo quando abbiamo delle annate molto calde, in particolare le scottature su Barbera o la perdita dell'acidità titolabile delle uve Bacca Bianca. Nell'ambito dell'azione 2 del progetto Resilvigna abbiamo testato le tecniche di gestione del suolo per promuovere la resilienza idrica del vigneto. Nel dettaglio abbiamo confrontato diversi miscugli di inerbimento temporaneo autunno-primaverile che sono stati seminati immediatamente dopo la vendemmia e che poi in primavera sono stati sottoposti a diverse terminazioni. Nel dettaglio abbiamo considerato un miscuglio a prevalenza di graminace, principalmente cereali, e un miscuglio più equilibrato con una maggiore presenza di leguminose, con l'obiettivo di produrre quantitativi e tipologie di biomassa differenti che potessero essere diversamente considerate in funzione delle terminazioni. Gli inerbimenti sono stati terminati secondo diverse modalità, per esempio la rullatura nell'interfilare con l'obiettivo di creare un consistente strato pacciamante, oppure la trincia andanatura che intercettava la biomassa prodotta nell'interfilare convogliandola nel sottofila. In entrambi i casi l'obiettivo è quello di puntare su una pacciamatura verde che possa contrastare la crescita delle infestanti, che possa contrastare le perdite di evapotraspirazione dal terreno e che possa mantenere una temperatura del suolo più bassa, garantendo in linea generale il risparmio idrico. Le tecniche sono state confrontate con un sovescio classico e con la gestione aziendale che prevedeva l'alternanza tra
lavorazione e inerbimento spontaneo. Nell'ambito del progetto abbiamo chiarito l'importanza della tempestività della semina di questi inerbimenti nel periodo post-vendemiale, con l'obiettivo di garantire una buona copertura autunno-invernale e una pronta ripresa della biomassa in primavera. La produzione di un'abbondante quantità di biomassa è estremamente importante ai fini della qualità e dell'efficacia della pacciamatura, e pertanto un altro aspetto importante è legato al decorso meteorologico stagionale, soprattutto nel periodo invernale e primaverile. La riuscita e la qualità delle terminazioni dipende strettamente dal quantitativo di biomassa prodotto e pertanto questa deve essere almeno in misura di un mezzo chilo di sostanza secca per metro quadro di interfilare. Relativamente alla capacità di risparmio idrico indotta dalle terminazioni, abbiamo notato la efficacia dell'inerbimento con pacciamatura nel sottofilare nel mantenere più elevati potenziali idrici del suolo nello strato 0,30 cm di profondità fino allo strato 0,60. Questo indipendentemente dalla tipologia di miscuglio, poiché è strettamente funzione della quantità di biomassa prodotta. Nell'ambito del progetto Resilvigna, l'azione 4 è inerente alla valutazione della resilienza idrica in vigneto attraverso l'utilizzo di tecniche ICT. Cosa sono queste tecniche? Le tecniche ICT, dall'inglese Information Communication Technology, ovvero tecnologie di informazione e comunicazione, sono delle tecniche e dei metodi che vengono utilizzati attraverso l'utilizzo di strumentizzazioni per andare a raccogliere, elaborare e trasmettere dati e quindi informazioni utili, in questo caso del vigneto. Questo progetto prevede l'utilizzo di due strumentizzazioni, una stazione meteo wireless e delle sonde capacitive a diverse profondità nel suolo, che permettono un continuo monitoraggio durante tutto l'arco della stagione di quelli che sono i principali parametri ambientali, temperatura e umidità dell'aria, precipitazioni, radiazione, vento e, per quanto riguarda le sonde, l'umidità del suolo. Questi dati sono molto utili perché permettono non solo di andare a monitorare quello che è l'andamento microclimatico del vigneto, ma anche di modellizzare un modello di bilancio idrico molto utile per il viticoltore. L'obiettivo è stato quello di guidare il viticoltore verso l'utilizzo di queste nuove tecnologie e quindi nella messa a dimora, nella gestione dei dati e nell'interpretazione di questi dati, in modo che possano lavorare con un approccio più sostenibile, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio dello stato idrico del vigneto. Una conclusione ideale di tutte le azioni che sono state svolte nell'ambito di Resilvigna è quella che cerca di mettere insieme tutte le possibili soluzioni di resilienza che è possibile adottare oggi in vigna. In particolare ci siamo accorti che è assolutamente possibile tesaurizzare in vigneto in maniera più efficiente rispetto al passato quelle che sono le precipitazioni naturali, che quindi sono in pratica l'apporto naturale di acqua disponibile. Questo, abbiamo visto, si può fare in particolare attraverso una gestione del suolo assolutamente rivisitata, che mette al centro dell'attenzione soprattutto la tecnica di pacciamatura naturale organica, e poi insieme a questo anche le leve importanti di nuovi portinnesti e di una gestione anche tecnologica di quella che è la diagnosi precoce dell'insorgenza di uno stress idrico.